ciao a tutti! Come state? Sono Adri, bentornati sul mio canale. Allora, sapete che giorno è oggi? Sì, è il 30 ottobre, grazie a... Cazzo! Col pelo lungo. Ma esattamente oggi, 10 anni fa, cosa è successo? Allora, oggi, esattamente 10 anni fa, l'unica cosa... l'unico evento di cui abbiamo memoria è giusto un terremoto in Canada di magnitudo 7,7... che ha colpito Vancouver. Per fortuna, danni a niente e a nessuno. Ma nel mondo videoludico, cosa è successo? Ve l'ho già fatto vedere. Uscì Assassin's Creed 3, che mi ricordo, ragazzi, di questo gioco ci fu una propaganda immensa. Mi ricordo a scuola tutti eravamo in fotta con questo gioco, Assassin's Creed 3, e di qui e di là. Era un gioco che secondo le premesse doveva essere il gioco del secolo, e vi dirò la verità, non è stato un brutto gioco, assolutamente. Anzi, meglio questo Assassin's Creed che gli ultimi tre, assolutamente, cioè, gli caca in testa questo agli ultimi tre, perdonatemi, ma è la verità. Però pensare che sono già passati 10 anni, ragazzi, è un colpo al cuore. Cioè, sono veramente tanti. Cioè, com'ero io 10 anni fa? Cioè, no, dai... Seriamente? No, lasciamo stare, vi prego, no, cazzo. Che brutti ricordi. Tra l'altro, 10 anni fa avevo 12 anni, andavo alle medie, avevo la PlayStation 3. Vabbè, tanti avevano la PlayStation 3 10 anni fa. Ma io non sono qua per raccontarvi la storia della mia vita, sono bensì qua per andare a rigiocare questo gioco 10 anni dopo. Ovviamente non ho la versione per PS3 perché non ho giocato su PS3 in realtà, ma anche l'avessi... ci sarebbe veramente poco da fare. Ho la versione rimasterizzata per PS4, che tra l'altro vi ho anche portato sul canale un paio di anni fa tutte le missioni primarie e secondarie, quindi insomma, se cercate aiuto di qualcosa lo trovate qui. E di certo non mi metto a giocarlo per PC. Usiamo la grafica migliorata e vaffanculo. Allora, direi di allacciare le cinture e di andare a giocare questo Assassin's Creed, ragazzi. Ah, è vero, c'era anche Assassin's Creed Liberation che uscì per PS Vita, se non vado errato. Se mai ci diamo un'occhiata dopo. Perché è così buio? Puoi togliere il sangue, che brutto. Ok, nuova partita, la chiamiamo Dio Rospo. Penso sia il nome più appropriato, andiamo. Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa, o tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Ah sì, come ogni Assassin's Creed che si rispetti, fino più o meno a quell'epoca si inizia sempre usando Desmond. Poi questa tendenza è cambiata, anche perché vi spoilerò che tanto mica non andiamo a giocare tutto, che cazzo, Desmond poi alla fine morirà. È stato preso e imprigionato. Non si può saltare questa cosa, non si può saltare, ok. A differenza di altri videogiochi che sto giocando recentemente, c'è il volume... Una macchina della voce narrante la vita è altissimo. Cioè, sono abituato a GTA 5 per PS5 che è bassissimo. Cioè, tipo, devo alzarlo io. Qua è a palla. La data in Fausta si avvicina. 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà. Se non sì, praticamente questo gioco era tutto costruito, idealizzato sull'arrivare a quella data e per la fine del mondo. Con le voci della prima e ovviamente dopodiché la serie doveva andare avanti in un modo o nell'altro, allora è stato rivoluzionato da capo con la mini trilogia. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. No, non mi interessa. No, mi devo riassorbire tutto il filmato di nuovo, no, per favore. No. Ecco, partiamo benissimo. Dimmi che non mi ha salvato la partita. Va bene, io vado in bagno, vado a cenare e poi riprendo la fine del filmato, eh. Much, much later. Oh, finalmente si gioca. Sono passati 84 anni. No, non si gioca. Ok, mi ricordo che qua tipo trovano un nuovo posto dove appartarsi con l'Animus. Usiamo la grafica migliorata e vaffanculo. Perché non siano scovati, che dopo la fine la morte di non mi ricordo chi, della biondina a Revelations, devono un po' togliersi di culo. Ecco, mettiamola così. Minchia, 30 fps, era una vita non giocavo a 30 fps. Allora, si correva con R2 ma non si può correre, bellissimo. Certo che però è grave che un gioco, nonostante che sia vecchio, ma rimasterizzato nel 2019, non abbia 60 fps. Sì, praticamente sta usando la palla dei Pokémon per provare ad aprire... appunto.
Aprire la porta. Apriti sesamo. La versione moderna di Apriti sesamo è la palla dei Pokémon. Bellissimo. Ok, la luce c'è, è comparsa dal niente, va bene. Cioè, neanche mettendolo su PS5 ci sono... PS5, mi raccomando. Ci sono i 60 fps. Bah. Ci risiamo. Eccola qua la fusione. Eccola qua l'allucinazione data dai funghetti. Andiamo. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato... In gita? Era solo tra la vita e la morte. Tranquillo. Iniziamo dalle basi, raggiungi il segnale. Ma perché l'addestramento? Mamma mia, che palle. Prova ad arrampicarti un po'. Lo so come ci sarà, Picazia, non ti preoccupare. Quando finisce, mi sto annoiando. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bene, Desmond, segui le istruzioni a schermo e uccidi... Wow, che difficoltà. Ok, dovrebbe essere qua il punto fatidico, se non ricordo male. Il livello di sincronizzazione... Esatto. Ma perché è tutto così grigio? Sì, ci mette tipo 6 minuti e mezzo a raggiungere la porta, ma... Tranqui. Andiamo con la prima missione. La grafica è molto Brotherhood. Per fortuna ho messo un po' di HDR sul PC. La famosa scena del teatro, sì. Di qua, prego. No, no, non puoi andarci così lento, non puoi, ti prego. Oh, Gesù. Buonasera, Ethan. Reginald. Sapete chi assomiglia? Così sbarbato, anche giovane, assomiglia... Una volta. Oddio, come si chiama? È un chitarrista americano che suona per Slash. Si chiama Todd Kearns. È lui, vabbè, poi vi incollo la foto. È seduto in un... Vabbè, dai. Assassino easy. Raga, avevo letto trova una zona appartata in cui arraparti. Sto veramente andando in scadenza io. Devo aggiornare il software, perché non posso continuare così. Beh, è l'unico posto dove arraparsi. Perché ovviamente sono... si arrampica così per i palchetti del teatro, nessuno lo vede. Davanti a tutti, no, nessuno lo vede. Passa totalmente inosservato. Vabbè, ma anche giusto che all'inizio il gioco ti mostri che strada prendere, anche se è abbastanza ovvio. Ah, proprio l'ultimo, Ok, entra dentro, coglione, vai. Scassina la porta come? Un grimaldello. Oddio, sì, me lo ricordo. Era un cazzo in culo sta cosa. Poi, vabbè, lo imparavi, era easy. Però all'inizio era veramente un dito in culo. Che poi c'è chi piace il dito in culo, vabbè. A me no, quindi. Anzi, dito sabbioso, così non piace a nessuno. Salto della fede! Ah. Casca un oggetto della scenografia, nessuno si accorge di nulla. Certo. Lo sto solo prendendo per il culo, sto gioco, tranquilli, non vi preoccupate. Giù, certo, uno canta a cappella con un po' di violini sotto, nessuno sente. Per quel che vale, mi dispiace. Anche a me. Qua hai un'opzione sola. Povero bambino. No dai, lui risparmialo. Che sguardo alla Till Lindemann che c'ha. Sì, vabbè, se ne accorgono 10 anni dopo, giusto? Calma, amici, non c'è pericolo. Calma, amici, non c'è pericolo, no. C'è solo un assassino che si sta aggirando per il teatro. E toglietevi di culo. Pulito! Tutto questo per rubargli un ciondolo. Bellissimo. Va bene, è un ottimo inizio. E per questo vi abbiamo convocato. Non è un ottimo inizio. Vorremmo che vi recaste in America. Ecco dove è nata la famosissima frase di Borghese. Ecco. Ovvio che faccio il 100%, soprattutto la prima missione, grazie al cazzo. Posso andare avanti? Thank you. Sembra che cantino Holland, Holland. Sul ponte non c'è spazio per le signore. Credo anch'io. Eppure tu sei qui. No, l'ha spento. Ok, ce la farà a botte. Classico, tranquillo. Poi loro prenderanno una spada e non risponderemo. E dopo averne parati 8, posso attaccare, grazie. Andiamo col secondo. Attaccami.
Ok, fuori due. Questo è proprio durato meno di una chiavata. Non ti conviene. Andiamo col terzo. Questo è durato ancora meno di una pugnetta. E invece no. E lo sapevo che prima o poi qualcuno tirava fuori un'arma poco corretta. Gli ha tolto 38 denti, non muore. Ah, ho capito. Devo aspettare che mi attacchi. Cioè, io avrei potuto continuare a picchiarlo per 3 giorni. Non sarebbe morto finché non gli avrei tolto il coltello, ok? Che ne diresti? Vorrei un favore da voi. Un po' di gnocca. E dopo 40 minuti e passa di gioco, non siamo ancora sbarcati in America. Comunque vedo che la grafica del gioco piano piano migliora andando avanti. Cioè, l'inizio era proprio pessima, cioè primo gioco per PS2. Si sta colorando, si sta un po' tutto. Alcuni degli uomini si riuniscono ogni notte sul ponte e fanno sesso tutti insieme. Qualche parola a quella. Oh, posso saltare i filmati, sì, che bello. Oh, tutto più easy adesso. 33 giorni di viaggio. Cioè, praticamente sono 33 giorni di tempo reale, perché è una vita che sto giocando. Sono ancora intrappolato qua. Scommetto che c'è da combattere questo. Sono sicuro. Già. Vieni, mori. Vai. Oh, vero, si potevano tirare le persone contro le cose. Oh, oh no. Ti ho disarmato, che peccato. Stava aspettando. Però come gioco, ragazzi, è semplicissimo, Lega il sartiame. Minchia, che nomi antichi. Cazzo, che cazzo fa? No, raga, l'avete visto voi. VAR. Ci ho perso metà vita per questo. Ma che cazzo di bug? Spiega la vela del pennone. Devo arrampicarmi, ok. Arrampicarmi sulle vele era una cosa che proprio mi piaceva tantissimo. L'adoravo. Nonostante non sia tantissimo fan degli Assassin's Creed con le navi, devo essere sincero. Però non so, arrampicarmi sugli alberi era bellissimo. No. Ma perché? No, amico. No, amico con cui parlava prima. No, amico. Ok, si può salvare. Presto! Non resisterò a lungo! Ok, da un gioco di pirateria. Grazie. Si trasforma in Rugby 23. Cioè, è un placcaggio perfetto questo. Cioè, secondo me hanno fatto la motion capture con Castro Giovanni, se no non ha senso. Arrampicati sull'albero, di nuovo. Ah, penso qua ci sia la presentazione del gioco. Praticamente questo albero c'è più alto del Burj Khalifa, perché 20 anni d'arrampicamento, ragazzi. Non si può saltare questa scena e quindi ce la pupperemo tutta. Anzi, me la puppo io, perché poi ce la taglio, ovviamente. Però vabbè, dai, è comprensibile la scena di presentazione del gioco. Ci può stare che non sia skippabile. Ho fatto 175 su 175, suca! Per caso tu sei il figlio di John e Isabella? Oh, finalmente eccoci a Boston. C'è già finito la sequenza 1. Allora, il gioco è appena iniziato e già ti indicano dei nemici. Così a cazzo. Cioè, o ti stanno avvertendo che stanno per venire a romperti i coglioni, oppure non sapevano cosa mettere sulla mappa. Oppure magari ti stanno avvertendo che quelli sono i nemici, ma penso ci sia tempo per saperlo. Ok, andiamo al sodo. Forza. Finalmente si corre un pochino. Mi devo fidare di aprire questa porta? Ma è Cremonini dopo il McDonald's sto qua. Raga, uguale. No, non ti devi impennare. Devo solo sapere come si fa a correre col cavallo. Ti hanno detto R2, ok. Questa è la taverna famosa, più o meno un rifugio, se così possiamo chiamarlo. È un po' la villa auditore della situazione. Signore William Johnson. Un casino di cutscene, però. C'è un po' di gioco in queste cutscene. Ok. Mettetevi in posizione. Cioè, sono più potenti le pistole di Assassin's Creed 3 piuttosto che quelle di The Last of Us. Aspetta che lo ricarica con calma. Che comunque sta diventando interessante. Addio, effetto sorpresa. Mi hanno visto, no! No, scappa, scappa. Aiuta! Basta,
Cazzo duro, apriti la porta! Non si apre la porta! Porca puttana, sono un fottio. Io che non volevo essere disincronizzato, ma mi sa che adesso mi tocca. Su, saremo sicuri qui dentro! Certo, vi vengo a prendere anche voi, tranquilli. No! Vieni che te lo tolgo. E ricarica il coglione. No, devo ucciderlo io. 7. 8. Ce n'è altri. Forse a 10 ci arrivo. Ok, ricarica. Dai, 9. 10, a posto. Vai, forza. Si va in scena. E anche te, vaffanculo. No, però devo dire, è molto avvincente. Cioè, rigiocandolo è avvincentissimo. Anche perché prima lo giocavo con l'obiettivo, cazzo, non devo morire, devo portarlo su YouTube. Poi, cazzi e mazzi, invece qua lo gioco proprio spensierato. Se muoio, muoio, se... 80 anni, campo campo, moro moro, arrivederci. Ok, comunque non voglio fare un video che duri 170 anni. Intanto, anche qua, tutti gli obiettivi completati. E adesso passerei al piatto caldo. E adesso comunque passerei al piatto forte di questo video. Se finora abbiamo giocato un Assassin's Creed che non è il migliore, secondo me non è neanche tra i top 3, però se la gioca benissimo nella classifica, adesso andiamo a giocare proprio 5 minuti una parte di uno che proprio rasca il fondo del barile, che è Assassin's Creed Liberation, signori. Cioè, io penso che questo Assassin's Creed Liberation sia ancora peggio degli ultimi tre. Però ci tengo a fare una piccola precisazione. Gli ultimi tre Assassin's Creed, se presi singolarmente, se noi togliamo dalla nostra testa tutto quello che c'è prima, sono gran bei giochi. Ma se consideriamo la storia com'è nata, com'è andata avanti, e a un certo punto questo proprio... cambio di rotta, o uno gli casca alle palle. Però adesso andiamo a giocare un capitolo di questa serie che fa parte del vecchio Assassin's Creed, perché possiamo distinguere tra vecchio e nuovo, tra pre-Origins e dopo Origins, che riesce a essere peggio di quelli usciti per ultimi. Alla scusante che inizialmente era uscito per PS Vita, quindi non è che potesse avere tante meccaniche e tante cose, però una cosa che ha è un sacco di bug. Vamos. Allora, la grafica è anche bellina, perché rispetto al 3 non è neanche male. Non la sto a iniziare nuova, anzi. Vado un po' a spulciare quella che ho portato su YouTube, che tra l'altro non l'ho neanche platinata perché sono al 91%. L'ultima volta che l'ho giocata, ragazzi, era l'8 giugno 2020, mamma mia. E il bello che, cioè, guardando il netto delle cose, è più rimasterizzato questo della storia principale. Cioè, qua c'è un HD, c'è uno pseudo 60 fps, ma là non c'era. Ed è anche molto più colorato, cazzo. Solo che è una storia che sa veramente di poco, questo è il problema. Cosa possiamo fare in questo gioco? Anche perché penso di aver fatto tutto. Sì, ha dei tempi di caricamento un po' biblici, Però, devo essere sincero, mi occupa anche meno CPU rispetto ai giochi per PS5 che gioco ultimamente, che tipo la CPU la mettono KO. Ho i soldi per aprirlo? Beh, credo di sì. 500 per ricostruire. Allora, io di questo gioco non sono riuscito a capire esattamente la storia. Cioè, sarà che sono anche scemo, perché ci sta. Però, non lo so. Devo andarla a rileggere, a rivedere, ma comunque non è una storia che, anche se la sai a memoria, ti resta nella testa per sempre, ecco. L'unica cosa è che ci sono alcune bug, alcune movenze, anche qua, cioè... la nostra assassina, con tutto il bene che gli si può volere, ma quando cammina e corre sembra abbia un palo su per il culo. Invece sappiamo che Assassin's Creed è noto perché, insomma, il personaggio è sciolto, cose varie. Tipo, in Unity è anche troppo sciolto. Allora, per chiudere questo video, voglio fare quello che forse vi stavate aspettando da me. Voglio far casino. Andiamo. Non si sono accorti di nulla.
c'è il dolore ispanico. Ma questo gioco era così semplice che sicuramente non deve essere per niente complicato fare fuori sta gente qua. Però fammi vedere. Tutto con la lama, signori. No. Armi normali. Cioè, non armi piccole, armi lunghe. Armi normali. L'hanno tradotto con Google Traduttore questo gioco qua, raga. Combatteremo col machete da canna da zucchero, che devo dirvi. Avanti un altro. Dai, gioco di una semplicità immane, ragazzi. Mamma mia. Lo faccio giusto per il livello di ricercato. Ciao. Bam. Sì, zio, sei arrivato in ritardo. Sei indietro come le palle dei cani. Bene, combatto l'ultimo gruppo e elimino il gioco. Ah, due insieme addirittura. Chi ha osato colpirmi? Tua madre, quella cagna. Vieni. Fantastico. Ok, bene, molto divertente. Noi stacchiamo. Allora, devo fare una considerazione. Intanto, una cosa che faccio sempre, questo è proprio un rito. Ciao. La considerazione è che questo gioco è sorprendentemente divertente. Lo so che gran parte di quello che sto dicendo è dipeso anche da come lo stavo affrontando. Cioè, proprio alla cazzo lo stavo affrontando. Cioè, più danni commettevo, meglio era. Invece quando sono lì che devo portare il gameplay su YouTube per potagliarlo, sono lì che traiardo. Oggi invece ero proprio iper spensierato. Però ripeto, è sorprendentemente divertente, giuro. Lo so che ho lasciato fuori la tirannia di Re Washington, lo so. Allora, io non so se questo video sul canale verrà visto tante poche volte, dipenderà da voi. Però, se vedo che il video ha un numero sostanziale di views e di like, posso portarvi un piccolo spezzone della tirannia di Re Washington. Ma soprattutto, tra un anno, è il decimo di, indovinate un po', Black Flag. Quindi, quasi quasi, il prossimo anno possiamo fare la stessa cosa sul capitolo di Edward Kenway. Ragazzi, da dire tutto, un bacione. Ci vediamo con la programmazione solita del nostro canale. Domani, ragazzi, uscirà GTA 4, come sempre, tranquilli. Non azzardatevi assolutamente a non mettere like a questo video, a non condividerlo, a non commentarlo, perché venga a cercare, no non è vero, però ci rimango male, no non è vero, però insomma non ne vale la pena. E a presto, bacioni.